Permettete che mi presenti, cari signori, lei permette, vero? Pietro Ammicca, affarologo, appaltologo. Avrei due affari da proporvi alternativi, anche tre alternativi, quattro e così via. Affare numero uno, un permesso per gestire un avviato autogrill sulla nazionale Nervi Pisa. Questo autogrill si trova proprio lì dove c'è l'imbocco con la strada consolare per Rapallo. I piatti forti del menù fisso sono antipasto di capocollo oppure di salmone affumicato. Per primo abbiamo linguine al pesto e poi c'è anche un po' di risotto in bianco e per secondo abbiamo una bella bistecca di vitelloni ai ferri e poi abbiamo anche dei saltimbocca alla romana. Non mi interessa l'articolo, allora passo oltre. Un antichissimo e preziosissimo servizio da te. Dove sono? Dove? Rinvenuto tra mezzo le macerie della grande muraglia cinese. Questo servizio, se volete, potete anche andarlo a rivendere al mercatino delle pulci e con il ricavato ci fate una settimana alle Seychelles, là spaparanzati sotto un albero di noce di cocco oppure sotto un albero di pompelmo. Non mi interessa neanche quest'altro articolo. Allora passiamo al terzo ed ultimo affare, un'antichissima e preziosissima, vedo che vi intendete di antiquariato, cornice contenente una tela del pittore Rubens, rubata nel museo di Mosca e dove sono? Dove? Rinvenuta nella città di Dover e subito spedita nella città di Stoccarda. Mo pare che questa tela del pittore Rubens rubata nel museo di Mosca e dove sono? Dove? Rinvenuta nella città di Dover e subito spedita in quella di Stoccarda, sia appartenuta niente popò di meno che a Paolina Bonaparte. Al centro di questa tela, sopra i monti Cenene, campeggia la figura del grande condottiero Gengis Khan, fiero sul suo cavallo bianco e vittorioso nel suo cipiglio, e proprio nel momento della sua straordinaria vittoria, e finisco sul Tartaro. Continuiamo dopo, va. Ebbe il piacere di conoscere Gigi Proietti a Capri. E non era per uno spettacolo. E lui fu invitato, un gradito ospite, al matrimonio della figliola di Vincenzo Siniscalchi, l'avvocato
il magistrato, l'onorevole, colui che era inviato a Firenze, perdono, a Venezia, a Firenze sempre nel cuore, ed era inviato del mattino. In verità fu una cosa bellissima, e vedendo tutto quell'afflato, quella affettuosità, quell'amicizia, e conoscendo un po' il programma, quello che ha creato Gigi Proietti, io dico, questi due si sono frequentati da tempo, e tutto quel che era la corte dell'avvocato Vincenzo Siniscalchi, persone di tutta l'Italia meridionale, settentrionale, eccetera, lui aveva inventato i suoi programmi teatrali. Bene, cari spettatori, buonasera. L'argomento che tratteremo oggi è un argomento, tratteremo oggi di educazione sessuale. E, oggi abbastanza complesso perché per definire gli organi sessuali non ci sono delle parole intermedie, cioè si va da un termine tecnico specifico alla parolaccia, cioè in mezzo non c'è niente. Ma l'argomento che noi vogliamo trattare questa sera ci hanno chiesto di trattarlo proprio perché deve arrivare a tutti, quindi grandi e piccini, quindi per questo dobbiamo avere una comunicazione chiara, precisa, diretta, non dobbiamo aggirare l'ostacolo oppure cercare di coprirlo con dei peli superflui, con dei veli superflui. E quindi rimanendo nell'ambito delle vostre cognizioni, vediamo come... ecco, facciamo un esempio. Un esempio che è nelle conoscenze di chiunque. Avete presente quando un giocatore di calcio commette una scorrettezza ai danni di un altro giocatore di calcio? L'arbitro che cosa fa? L'arbitro fischia, esattamente. Ma che cosa fischia l'arbitro? L'arbitro fischia il fallo, esattamente. Ora, se si trattasse del fallo che intendo io, ma l'arbitro si guarderebbe bene dal fischiarlo, perché è una cosa perfettamente naturale, ce l'hanno miliardi di uomini e non ci fanno più nemmeno caso. Un altro esempio. Angosce fisiche, morali, psichiche, in una sola parola che comincia per P di quattro lettere, ambasciatore non porta le pene, esattamente le pene, al femminile plurale, perché al maschile singolare è il pene. Ma voi non avete un'angoscia tanto grande, voi avete una piccola angoscetta, è il penino, ed è appunto del penino che vi volevo parlare. Dunque, questo organetto che non suona, tanto per sdrammatizzare una fascezia, insomma. Dunque, questo organetto che non suona, oltre a quella di funzione, ne esplica anche un'altra, ma solamente in presenza di un altro organo, che anch'esso non suona, e che è specificatamente femminile. Ora, come lo possiamo descrivere questo altro organo? Avete presente una barbabietola? Un esempio ortofrutticolo forse serve. E allora, se tu strappi dalla terra una barbabietola, che cosa rimane? Rimane una buchetta, quella è l'organo. Ora, che succede quando questi due organi si incontrano? Che succede? Non guardatemi con quella faccia, però, cioè non sono mica uno sporcaccione, è il Padre Eterno che ha disposto in questa maniera. Che colpa ne ho io? Oh. Dunque, che succede questi quando due persone, no, due persone, quando solo mamma e papà, gli altri no. No, non è che gli altri no, cioè lo fanno anche gli altri, ma adesso gli altri no e basta. Dunque, quando questi due organi si incontrano, che succede? Succede che, cioè, che in quel momento di amore, in quel momento che le strappi lì, cioè, amore mio santo, in quel momento là ci sono 2 milioni di animaletti che vi spiano, furbetti,
pronti con la valigia a mandarvi in vacca la festa, e proprio nel momento più bello, nel momento più felice, amore, 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 in quel momento là vengono fuori tutti insieme urlando come dei selvaggi, yahoo! Yahoo! L'ultimo che arriva paga da bere! E uno solo, uno solo, uno, 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 il più stronzo di tutti si abbocca all'ovo e ti ha fregato! Il bellissimo pescatore di perle, Chu Fu, si avvicina remando verso il giardino dei loti. Fa fi 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 fo fo, fa fi re fi fo fo, e pere 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 pe. E nel frattempo la bellissima principessa Kaite sta cogliendo i loti e ogni tanto si fa bella. Ucciubo! Muovete sta gamba giù e ci il bellissimo pescatore di perle Chu Fu continua a remare verso il giardino dei loti e nel frattempo la bellissima principessa Kaite coglie i loti. What you want? Un loti. What you want? E doio. What you Oui, oui, un bene. Famosissima estrazione del loto. E anche il Giappone presenta le sue difficoltà, da cui l'antico proverbio giapponese chi dal loto spera soccorso mette l'upelu come all'orso. E il bellissimo pescatore di perle, Chu Fu, non vedendo la principessa, si alza dalla barca esclamando Arugaz! E nel frattempo la bellissima principessa Kaite sbuca fuori dai loti. Stomaco! Inizia fra i due un fitto dialogo d'amore. Amla? No, amla? No, no. L'idillio viene interrotto dal sopravvenire del terribile samurai, padre della ragazza. Ah! A te già fa! A te già fa! Va baccata! Va ta sabata a casa! Va tana sabata a casa! Sa sa sa! A fatta sabata! Ogni aspa! Dei due corrono per giorni e giorni sfuggendo via dalle ire del terribile samurai e nel frattempo la bellissima principessa Kaite chiede ansiosa al suo principe vai, ma il bellissimo pescatore di perle risponde sereno. Azzamiei! Bene, cari amici, questa sera abbiamo trattato, vi abbiamo presentato Gigi Proietti, un attore talmente bravo da far sembrare estremamente facile e semplice tutto quello che lui faceva. È un attore che davvero è come se fosse una persona molto familiare nella nostra carriera, nella nostra vita, insomma, e creatore di una tecnica, padrone di una tecnica artistica, un linguaggio artistico straordinario come quello che è il Gramlò, che è questa tecnica molto particolare che si basa su un linguaggio teatrale formato dall'articolazione di suoni, di ritmi, e su una lingua, come dire, in parte inventata. E lui ne è stato, come dire, un grande maestro di questa tecnica, insieme con altri personaggi di grosso livello come Dario Fo e Lucio Dalla. E i miei complimenti proprio anche a Ciro Troise, che da anni nella compagnia Vulcano Metropolitano ha da subito attinto questa tecnica e l'ha usata con grande maestria in tantissime serate, ed è stato davvero, come avete visto in questa puntata, davvero molto bravo. Bene, noi oggi concludiamo qui e ci prepariamo per la prossima settimana. Vi presenteremo un altro attore, autore, che è da considerarsi il padre della varietà del teatro, dello spettacolo italiano, della comicità, ed è anche il maestro spirituale di Gigi Proietti. E quindi resteremo sempre su Roma e vi presenteremo Ettore Petrolini.